50 centesimi di euro un chilo di pane, 3 euro un cocktail, due tipi di moneta diversa, delle buche per strada profonde quanto un pozzo petrolifero, automobili che c'hanno 60 anni. Quello che vi sto raccontando oggi non è fantasia, è realtà. Infatti, il paese di cui andremo a parlare oggi è Cuba. Tutto ciò che vado a dire si riferisce al periodo del 2015, esattamente novembre. Quindi è probabile che nel frattempo alcune cose siano cambiate. Ma per prima cosa, contestualizziamo. Perché ho fatto un viaggio a Cuba? La sanno tutti ormai questa storia. Vabbè, ve la racconto per l'ennesima volta. Perché all'epoca avevo una ragazza che era mezza italiana e mezza cubana. La mamma era cubana e quindi, di conseguenza, quando mi si è offerta l'opportunità di andare a fare un viaggio con loro, ho deciso di andarci. Vuoi rifiutare? Poi, vabbè, naturalmente ci sono anche altri motivi. Prima già di conoscerla, ho fatto dei corsi latinoamericano. Mi sono appassionato a quel popolo lì, quello stato, anche perché la salsa come genere musicale è un genere che spazia da Cuba a Puerto Rico alla Colombia, quindi vai per conoscere quella cultura che ti ha sempre affascinato, vai per viaggiare e vedere un popolo e un paese completamente diverso e poi, ragazzi, i tropici. Ma parliamo del primo capitolo della nostra storia. Il viaggio è stato un diretto di 10 ore e 40 minuti Milano, Cayo Largo del Sur, Cayo Largo del Sur, Havana. Cayo Largo del Sur è un isolotto al largo di Cuba, esattamente sotto l'isola. Dall'Havana a Cayo Largo ci sarà una mezz'oretta di volo, niente di più. La cosa che mi ricordo è che ero partito con una felpina garzata da Milano a Malpensa. C'erano 2-3 gradi quel mattino perché era il primo novembre, quindi il giorno dei morti. Sono arrivato là, ce n'erano 23. Ero sudato dopo neanche 10 minuti. Penso che sudassero anche gli hot dog là. Detto ciò, arriviamo all'aeroporto José Martí, che è già uno dei personaggi più importanti di spicco della storia cubana, per andare nel centro della città, esattamente a casa loro. Quindi c'era più o meno una mezz'oretta di macchina. Al mio arrivo la prima cosa che mi colpisce è che tutte le donne che lavorano per l'aeroporto erano tutte con le calze a rete e una gonna abbastanza corta. E poi mi sorge già il primo dubbio. Mi giro, chiedo alla mia ex, perché le donne qua sono tutte vestite così in maniera succinta? E loro mi rispondono, ma perché sai, qui magari arriva il turista che le addocchia, puoi decidere magari di scambiarsi il numero di telefono e poi il resto si sa. Bene, ragazzi, per prima cosa, quando arrivate a Cuba, scordatevi internet. Internet lasciatelo perdere. Perché roaming sì, funziona, ma tu apri una pagina, sono un sacco di soldi che partono. Cioè tu apri magari la home di Instagram, ti sono già partiti 10 euro, 20 euro, penso. Se volete esistono comunque delle carte telefoniche della Etexa. Avete presente le carte telefoniche di una volta? Esatto, tu veramente compri questa carta telefonica, c'è un codice, lo metti nel tuo telefono e per un tot di tempo hai un po' di gigabyte o megabyte di internet da consumare. Arriviamo a casa e la prima persona che ci ospita, oltre vabbè al nostro arrivo, era Anita, che saluto. Sì, non credo che vedrà mai questo video, ma comunque la saluto, perché mi è rimasta nel cuore. Era praticamente la donna di casa, faceva tutto lei, puliva, stirava, dava da mangiare. I vicini erano graditissimi, squisiti, perché praticamente la casa era di fronte al cementerio Colón, che sarebbe il cimitero municipale dell'Havana. Tu praticamente puoi entrare con la macchina, ci sono proprio delle porte principali con i cancelli, ed è praticamente un rettangolo questo posto, è un rettangolo enorme dove tu entri con la macchina, vai sopra la tomba del tuo defunto, del tuo parente. Ci sono delle tombe che sono proprio delle opere architettoniche incredibili. Cosa molto importante, quando andate a Cuba evitate di mettervi addosso vestiti firmati, gioielli, orologi, roba comunque che può dare nell'occhio, perché la criminalità là
non è molto presente, ma comunque c'è. Quindi dovete fare attenzione dove girate, come girate e a che ora girate, del giorno o della notte. Siamo arrivati praticamente la sera quel giorno, quindi abbiamo deciso di farci una doccia, mangiare, poi fare un piccolissimo giro del quartiere e dopodiché andare a dormire. Il giorno dopo ero pronto per la scoperta dell'Havana, ma andiamo nello specifico. L'Havana principalmente ha tre quartieri molto importanti, che sono Havana Vieja, Centro y Vedado. Questo praticamente è il centro culturale, nevralgico, sociologico, tutto quello che volete, della città. Dopodiché il resto sono tutti i quartieri che stanno all'intorno, anche la periferia. Ma nell'Havana Vieja principalmente esiste già, penso, tre quarti di tutte le opere che potete vedere. Quindi il Malecón, il Paseo del Prado, il Campidoglio, il Teatro Nacional, il Castillo de Real Fuerza, che praticamente è la fortezza più antica spagnola sul territorio americano. L'impatto ambientale che ha avuto L'Avana su di me è devastante. Questo perché? Perché a L'Avana si alterna tra edifici molto belli e di epoca addirittura coloniale, a edifici sfatiscenti, a addirittura macerie. Questo perché? Sinceramente non lo so. Si vede che esistono un sacco di problemi all'interno del paese per il quale non esiste una ristrutturazione architettonica di tutta L'Avana. Evidentemente non ci sono i soldi, i fondi per farlo. È molto strano girare in un paese del genere. Sfatiscente anche per il motivo che le strade, ci sono delle buche che fanno, che comunque in confronto a noi, niente che vedere. Devi fare attenzione a camminare per strada, perché se sei un fotografo o un videomaker, uno che gli piace comunque girare, guardare in alto, può essere che finisci dentro un buco sprofondi per metri. Terzo capitolo. Ragazzi, i soldi sono un problema. Cuba ha due monete, due tipi di moneta diverse. Esistono i CUC e esistono i CUP. I CUP sono il peso moneta nazionale, ovvero sui soldi destinati praticamente ai cubani per gli stipendi. I CUC, invece, sono i soldi destinati ai turisti, ma hanno due valenze diverse. Vi faccio un esempio. Un euro convertito in CUC vale un CUC, quindi il cambio è praticamente uguale. Se voi li cambiate in CUP, un euro praticamente sono 25 pesos cubani. 25 CUP. Quando andavo a comprare il pane con questa roba qua, 13 CUP, 13 pesos, compravo un chilo, quindi con 50 centesimi compravo un chilo. Se dovete andare a Cuba, fate attenzione a come sono esposti i prezzi in tutti i posti e chiedete sempre prima di consumare, prendere un taxi, qualsiasi cosa, perché magari può essere che vi fregano, tenderanno a farlo sicuramente. Lo stipendio medio di un cubano si aggira tra i 10 e i 15 CUC. Un CUC vale 25 pesos. Convertiti in pesos moneta nazionale, quindi la moneta cubana, si aggira tra i 250 pesos e i 375. Ma andiamo avanti con il capitolo 4 della nostra storia, ovvero il comunismo. Cuba è un paese tuttavia comunista, nonostante che non c'è più l'Unione Sovietica, nonostante che la Guerra Fredda è finita da un bel pezzo, ma nonostante ciò la loro politica è ancora repressiva. Gli effetti di questa dittatura si vedono sotto svariate sfaccettature. Come ben saprete, vige l'embargo imposto dagli americani negli anni 60. Significa che l'esportazione di alcuni paesi europei occidentali verso Cuba di prodotti non è consentito. Per farvela in parole povere, se voglio prendere una Coca-Cola non la trovo tanto facilmente in qualsiasi negozietto dell'Havana. Per carità, si trova anche, perché comunque si trova. Magari vai all'Hotel Nacional, vai negli hotel quelli sfarzosi di lusso, te la tirano fuori, non è quello il problema. Però in generale prodotti occidentali non si trovano. Magari esistono le versioni cubane di alcuni prodotti. Cuba infatti è un paese che è riuscito a sopravvivere grazie all'Unione Sovietica fino alla caduta del muro di Berlino nel 89. Dopodiché dal 91, quando l'Unione Sovietica è scomparsa, per Cuba è iniziato ciò che si dice periodo especial. Significa che non arrivavano più i generi alimentari, non arrivava il gas, non arrivavano un sacco di materie prime fondamentali per la sopravvivenza delle persone, no? Una cosa che mi ricordo che è stata molto curiosa: le panchine pubbliche sono fatte
con le stecche in legno, no? Classico, come abbiamo anche noi magari. Il problema è che mancano alcune stecche. Ma hanno spiegato perché i cubani in quel periodo che non c'era gas, per farsi da mangiare, scaldare le vivande, cosa facevano? Staccavano il legno dalle panchine e facevano praticamente fuoco a casa con quello. Un altro aspetto incredibile è che laggiù esiste ancora il libretto delle razioni, come fosse ai tempi della seconda guerra mondiale, no? Tutta la roba che voi andate a mangiare è razionalizzata. Tu da cittadino cubano puoi andare all'interno di questi negozi, hai un tot di ogni prodotto segnato che si può richiedere mensilmente senza pagare nulla. Peccato che questa roba non dura forse neanche 2 settimane, ed è per questo che poi tanti cubani, per cercare di arrotondare un po', magari tirano su qualche cook e vanno in altri negozi comprando con la moneta che ha un valore maggiore. E poi le auto. L'embargo ha bloccato praticamente ogni tipo di commercializzazione anche delle auto. È per questo che le auto degli anni 50 come Cadillac, Chevrolet sono molto famose in centro dell'Havana, le trovate per fare giri turistici. Infatti si chiamano Almendron. Ma poi la cosa incredibile è che avevo visto delle auto tipo la Panda, la Fiat Uno o la 126, non mi ricordo il modello, scusate. Le auto che noi consideriamo vecchie dopo 5 anni, loro le riutilizzano e le usano per 40 anni. Però ne parleremo ancora dopo di questa cosa. Andiamo avanti col prossimo capitolo. La musica a Cuba è parte integrante della cultura. Esistono un sacco di generi diversi, nati in epoche diverse, però è giusto che facciamo una piccola riflessione e un po' di chiarezza. La tratta degli schiavi è ciò che ha portato un sacco di africani nel nuovo continente, ovvero l'America, per esportare il cotone, per lavorare i campi, eccetera, eccetera, eccetera. Da qui gli africani che arrivavano in America portavano con sé i loro strumenti, la loro musica. Uniti insieme agli strumenti francesi o spagnoli, nacquero diversi generi. Primo fra tutti il danzón, che si suonava principalmente a fine 700. A fine 800 nacque la rumba, genere molto conosciuto ancora oggi. Sempre nel 800 nacque il bolero. Il bolero non è tanto conosciuto, ma la canzone più famosa cubana è un bolero. Nel 900, l'unione di rumba e danzón, nacque il son. E il son praticamente è una mescola di tutti i generi che avevamo sentito prima. Quindi ci sono strumenti francesi, spagnoli, africani. E infatti il più famoso gruppo di musica cubana, il Buena Vista Social Club, suona principalmente son. Dalla nascita del son sono nati dei sottogeneri. Primo fra tutti, nel 38, il mambo. Dopodiché nel 48 è nato il cha-cha. O cha-cha-cha, non so, non si è mai capito. Alcuni dicono cha-cha-cha, altri dicono cha-cha, vabbè. E dopo tutto questo casino musicale è nata la salsa. Ma la salsa è nata soltanto intorno agli anni 70, quando gli immigrati cubani andavano in altri paesi e per esportare la loro musica hanno cercato di adattare tutti i suoni a generi come il rock, il blues, il jazz. Quindi la salsa è musica cubana, ma non è nata a Cuba. Eh sì, la musica è molto importante, infatti la sua massima rappresentazione la si può vedere nei cabaret. I cabaret cubani non sono esattamente come i nostri cabaret comici, bensì sono spettacoli teatrali dove ci sono dei corpi di ballo che fanno delle coreografie vere e proprie in qualsiasi genere o epoca. Quello più famoso era senza dubbio quello dell'Hotel National, e mi ricordo che il biglietto costava 70 cuc. Se non sbaglio con la cena inclusa, se non mi ricordo male. Ed è stata una figata perché avete presente quei classici show americani dove ci sono i tavolini con la lucina al centro? I tavoli erano quelli, tutta una platea unica di questi tavoli, e nel mentre c'era praticamente un'oretta buona di spettacolo. Capitolo 6. Varadero. Il mare a Cuba, si sa, è un'icona turistica. Le spiagge, infatti, fanno di questo paese, senza ombra di dubbio, un paradiso in terra. Ed è per questo che per 3 giorni abbandonammo l'Havana per recarci a Varadero a fare una mini vacanzina, a stare un po' in spiaggia. E lì probabilmente ho visto il mare più bello che abbia mai visto in vita mia. Non che ne abbia visti tanti, però per me quello mi è rimasto impresso per i colori e soprattutto per l'acqua, perché era limpidissima. E poi per la spiaggia di per sé, ti immergi in acqua, in mare, vai avanti per dei chilometri proprio, e l'acqua ti arriva comunque sempre alla vita. È incredibile.
Da La Habana a Varadero ci sono circa 2 orette, più o meno. C'è l'autopista nazionale, poi ce ne sono alcune anche interne, volendo, che potete fare come alternative. Ma l'autopista nazionale è la strada principale, serve praticamente l'autostrada, per modo di dire, perché comunque le buche ci sono, dovete fare attenzione, non è segnalata, non ci sono luci di notte, abbastanza abbandonata a se stessa, sì. E una cosa che mi ricordo è che tra La Habana e Matanza c'è un posto che si chiama Puente di Bacuna y Agua. È un ponte sospeso tra un fiume. Intorno sono tutte colline, tutte foreste piene di verde. Ma la cosa veramente bella è che lì c'è un baracchino che fa la piña colada con dentro i pezzetti di cocco. E te lo servono dentro praticamente il guscio dell'ananas. Abbiamo continuato il nostro viaggio, siamo passati per Matanza. Da Matanza siamo arrivati a Varadero. E Varadero è senza dubbio una meta turistica, perché di per sé sono hotel, spiaggia e il resto niente. Cioè sì, c'è qualche negozietto, c'è qualche casetta, ci sono anche all'interno praticamente dall'altro lato i locali cabaret che fanno musica, quindi tu puoi andare a ballare la sera, però di per sé sono hotel, spiaggia, hotel, spiaggia. A Cuba è pieno di belle spiagge, non dovete per forza andare a Varadero. Io mi ricordo per esempio di Santa Clara. Poi, volendo, ci sono anche Los Cayos, cioè Cayo Coco, Cayo Largo. Capitolo 7. Cibo. A Cuba l'alimentazione è piuttosto sana. Questo perché, a causa del fatto che non possono arrivare beni di esportazione come dall'America o altri paesi, non ti puoi aspettare che ci sia il McDonald's o il Burger King, capito? Cucina cubana è forse una mescola della cultura spagnola unita a quella africana e poi anche delle disponibilità che si trovano in loco. Dipende da giorno a giorno. Questo legato sempre al discorso della libretta di prima. E io adoro quel tipo di cucina, o comida cubana, come si dice in gergo. Mi ricordo il riso e fagioli, che è il piatto tipico principale. Huesos de pollo, quindi il pollo. Platanito maduro, cioè sarebbe praticamente la banana, che può essere dolce o salata, che viene praticamente fritta. L'avocado. Ho mangiati tanti, ma l'avocado più buono l'ho mangiato là, perché il clima dove cresce è quello, di conseguenza viene su, che è una meraviglia. La frutta, frutta bomba, guayaba, mango, tutti i tipi di frutta completamente diversi dai nostri, ed è frutta molto molto buona, da leccarsi i baffi. Una piccola particolarità che io mi ricordo, io adoravo un sacco, è il medianoche. Il medianoche praticamente sarebbe un panino tipicamente cubano, che si fa, si dice medianoche perché generalmente si mangia quando c'è quell'angolino notturno, quindi a mezzanotte. Medianoche, mezzanotte, medianoche, mezzanotte. È praticamente un panino dove il pane viene passato sopra la griglia, imburrato, e poi dopodiché dentro c'è la carne di maiale, c'è il prosciutto, il formaggio, c'era il pepinillo, che sarebbe il cetriolo. Capitolo 8. Le assurdità di Cuba. Di cose strampalate assurde in quei 15 giorni ne sono successe diverse. La prima che mi viene in mente, mi ricordo in un viaggio interno, stavamo andando praticamente verso il paese natio della mia ex suocera, quindi nell'entroterra cubano. Avevamo affittato una macchina e mi ricordo che a un certo punto lei stava parlando con lui, non aveva visto che in mezzo alla strada c'era una vacca, una mucca vera e propria in mezzo alla strada. È andata bene che noi abbiamo iniziato a urlargli contro, frena, 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 frena. Ci siamo arrivati penso a 3-4 metri di distanza, siamo riusciti a fermarci. A un certo punto da un'aiuola esce il pastore a cavallo, la riprende e io ho detto ma... È stato un peccato, perché se l'avessimo uccisa avevamo bistecca a volontà. Però è andata bene così, va. Rischiavamo veramente di farci del male. Ah, a proposito, lo sapete che a Cuba le vacche sono dello Stato? Sono statali. Un contadino non può avere di sua proprietà una mucca, una vacca, un animale. Ovvero, siccome il paese è di stampo socialista, la vacca è statale. Quindi tu, come cubano, non puoi avere una proprietà tua. Non so di preciso come mai, eppure era così. Infatti avevo saputo che il latte fino ai 7 anni viene somministrato ai bambini gratuitamente. Un'altra cosa assurda è stata sull'autostrada al ritorno da Varadero. Stavamo tornando da Varadero, avevamo finito i 3 giorni. Arrivati praticamente quasi alle porte di Cuba, c'erano i granchi in mezzo alla strada. Adesso dov'è il problema nei granchi in mezzo alla strada? Che il granchio ha le tenaglie. Noi dovevamo fare a zig zag in mezzo all'asfalto per paura di poterle mettere sotto e quindi di conseguenza di bucare una gomma. Se avessimo bucato una gomma al crepuscolo, in quell'orario lì, mentre stavamo tornando a casa, che era quasi sera, sarebbe stata alla fine, perché già abbiamo fatto fatica a trovare una macchina, figurati un carro attrezzi che ci viene a ritirare. Al cubano non è consentito mangiare la carne rossa, infatti come dicevamo prima delle vacche, se ti trovano praticamente in casa delle bistecche
ti mettono veramente in carcere, non sto scherzando. L'acqua vi consiglio assolutamente compratela imbottigliata, perché l'acqua a Cuba non è potabile. Assicuratevi che il tappo sia chiuso, sigillato, e allora potete bere quell'acqua lì. Di per sé non bevete acqua da rubinetti, queste cose qua, perché c'è il rischio che è piena di batteri. Capitolo 9, conclusioni. Infine, per fare un capitolo finale e trarre delle conclusioni, Cuba è comunque un paese che mi è rimasto assolutamente nel cuore. Sicuramente particolare, come se fosse rimasto indietro nel tempo, fermo a una certa epoca. Ha delle cose che non si vedono tutti i giorni qua dove vivo io. Il popolo cubano ha una mentalità, una maniera di vivere che è molto più umana rispetto a noi, secondo me, perché non c'hanno i vestiti, ti danno i loro. Piuttosto rimangono in mutande loro, ma ti aiutano. Comunque, questo per maggior parte delle persone che ho conosciuto. Incantevole per il paesaggio, la storia, la cultura, l'arte, la spiritualità, se qualcuno è appassionato di santeria. La gente è cordiale, molto molto cordiale, molto simpatica, sempre col sorriso in faccia. E quando sono tornato indietro da Cuba e sono arrivato in Italia, mi sono reso conto delle fortune che veramente noi abbiamo, perché probabilmente siamo nati nella parte giusta del mondo, no? È un paese che senza dubbio vi consiglio, perché per certi aspetti vedete delle bellezze incredibili, per altri vedete veramente il degrado. Dovete avere sicuramente uno spirito di adattamento nel dormire, nel mangiare, nel adattarsi a quel tipo di vita, avere pazienza per tanti versi. Mi ricordo che Obama, poco prima che finisse la sua candidatura di presidenziale nel 2016, era andato a Cuba a fare una visita e avevano detto di affrettarsi ad andare a visitare Cuba perché probabilmente toglievano l'embargo. Sono passati esattamente 5 anni e non credo che sia cambiato nulla. C'è forse uno spiraglio di apertura, quindi può essere che nel futuro il paese possa cambiare, quindi magari arriveranno degli aiuti anche economici. Spero di tornarci presto, perché ci sono stato veramente bene. Quando sono tornato indietro facevo vedere le foto a mio fratello dei posti che avevo visitato e avevo talmente tanto l'abitudine di parlare spagnolo che non riuscivo più a spiegarmi in italiano. Veramente incredibile. Se siete arrivati fino qui in fondo, dopo questo mega video racconto, vi ringrazio. Spero che questo video vi sia piaciuto. Spero di essere stato il più esaustivo possibile. Nel caso aveste qualche curiosità da chiedermi, scrivetemelo nei commenti qui sotto. Sarò ben lieto e contento di rispondervi. Quindi grazie per la visualizzazione e ci vedremo nel prossimo video. Ciao!